un grandissimo della musica brasiliana, proprio in onore della squadra che ha appena vinto la Coppa America, un artista che fino a 17 anni ha suonato per gioco, ma ha giocato a calcio sulle spiagge del Brasile, poi ha lasciato il calcio e ha deciso di comporre delle canzoni, non so, per esempio O País Tropical oppure Maschenada. Questa sera per noi, per il trofeo Birra Moretti, solo per noi, per Canale 5 e per lo Stadio San Paolo di Napoli, qui dal vivo, Josh Ben! Essa è la storia di una bella storia di amore. Tu amor do príncipe Jorge, pela princesa Nhumaral. História de uma linda história de amor que me contaram e agora eu vou contar do amor do príncipe Shahjahan pela princesa Nhumaral, do amor do príncipe Shahjahan pela princesa Nhumaral. Taj Mahal, o esplendor, a maravilha, construído na Índia em 1040, no ano Hégira, na cidade que tem por nome Agra. Amor, um monumento em homenagem ao amor, um presente do príncipe Shahjahan para sua preferida e amada princesa Nhumaral. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, pra gente ver, filho maravilha, filho maravilha, nós gostamos de você, filho maravilha, faz mais um pra gente ver, filho maravilha, nós gostamos de você. Pa, 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 pa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza em fevereiro! Em fevereiro, que maravilha, tem carnaval! Uma guitarra cantante, sou Flamengo e minha nega continua deliciante. Some baby, eu sou um menino de mentalidade mediana. Pois é, mas a
assim mesmo, feliz da vida, contente, eu não devo nada a ninguém. Pois é, pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo. Tropical, abençoado por Deus, não tá tropical. No meu Brasil, armação, cuidado com os homens. A grande música. Amici sportivi di Canale 5, buonasera da Napoli. Tutto pronto per la prima sfida Napoli-Juventus per l'undicesima edizione del trofeo Birra Moretti. I giocatori sono già in campo agli ordini dell'arbitro Stefanini. C'è già il presidente De Laurentiis, naturalmente, che poco fa ha annunciato tre nuovi acquisti per il Napoli nelle prossime settimane. Allora si comincia Napoli da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Maglia azzurra da sinistra a destra, maglia nera la Juventus. Tanti motivi di interesse per questa serata. È un triangolare, come al solito, di 45 minuti le sfide. Poi scenderà in campo l'Inter contro la perdente di questa prima sfida. Tanti motivi di interesse, dicevo, per il Napoli. Ci sono da vedere i nuovi acquisti: Gargano, Hamsik e Lavezzi, tutti in campo in questa prima sfida. Anche la Juventus è imbottita di nuovi: portiere Belardi al posto dell'indisponibile Buffon, ma poi Almiron, Iaquinta, Andrade, Criscito, Nocerino, Molinaro, Thiago. Sono in campo anche Del Piero, Trezeguet. Accanto a me Aldo Serena per la telecronaca di questa grande serata di calcio spettacolo, ormai il gran galà dell'estate, un triangolare che offre sempre grande spettacolo. Aldo, occhi puntati sul Napoli, fresco promosso in Serie A, ma anche sulla nuova Juve. Lo dici bene, sul Napoli con i nuovi acquisti, bisogna vedere con Lavezzi come si subito come partirà, e ora l'azione delle Juventus in avanti. Attenzione a Del Piero, prova subito Del Piero! Primo brivido del Moretti. Eh sì, ha provato un calcio molto difficile Del Piero, e allo specchio della porta molto stretto. È una Juve con il 4-3-3, largo a sinistra Del Piero, centrale 3G. Qui rivediamo proprio la coordinazione del capitano, la palla è stata anche deviata a destra dell'attacco di Ranieri. Iaquinta che si dispera un po', Iaquinta che deve dare qualche segnale di vivacità perché non è partito bene in questa stagione. Sì, qualche luce, molte ombre nelle prime amichevoli della Juventus. È tutto sotto controllo, ha detto Ranieri. Attenzione intanto al calcio d'angolo. Del Piero mette in mezzo nel mucchio, il colpo di testa, ribattuto. Il gioco è fermo però. L'arbitro ha visto una qualche irregolarità. Per noi a bordo campo c'è Antonio Bartolomucci, che naturalmente potrà intervenire quando lo riterrà opportuno. È già arrivata l'Inter di Mancini, che sta seguendo a bordo campo questa prima sfida. Juventus dunque col tridente, uno dei motivi di interesse, gli esperimenti anche a livello di modulo. Per quanto riguarda il Napoli invece il modulo è consolidato 3-5-2 con l'accoppiata Calaiò-Lavezzi. Eccolo Lavezzi, l'argentino, occhi puntati su di lui, non ha convinto nelle prime uscite, ma è stato l'eroe dello scudetto di clausura del San Lorenzo de Almagro, la sua squadra di appartenenza. L'acquisto più costoso, Lavezzi, 6 milioni pagati per lui. Il lancio invece adesso era per Calaiò, prova la Juventus a ripartire con Birindelli. Napoli in pressing con Dalla Bona, è Belardi che difende i pali della porta juventina. Buffon è rimasto a casa per un affaticamento muscolare. Ecco Lavezzi, scaraventato a terra, punizione per lui. E in questo caso ha difeso bene, bene palla Lavezzi, la pressione di Criscito è stata fallosa. Qui vediamo inquadrato Thiago, altro giocatore che non è partito molto bene, il contatto c'è stato, il fallo c'era. Dicevo prima appunto di Thiago che deve anche lui fare in fretta ad ambientarsi, non è oramai, fanno molto, partono le partite quelle vere di campionato, e lui deve ancora far vedere il meglio di sé. Tutto pronto per il calcio di punizione, poi magari se proprio Bonici mi darà l'ok dopo questa punizione riepiloghiamo un po' la situazione per quanto riguarda le formazioni. Come al solito in queste sfide c'è un po' di pretattica, sempre qualche sorpresa dell'ultima ora, quindi tra poco riepiloghiamo un po' la situazione. Intanto calcio di punizione Napoli, vanno sistemandosi in avanti Dalla Bona, Lavezzi,
è assente Bogliasino, c'è Domizzi lo specialista che potrebbe battere, c'è anche pronto Hamsik, altro specialista, prova Domizzi, Belardi con qualche difficoltà. Ha cercato di sorprendere il portiere della Juventus sul suo palo, Domizzi ha cacciato con un tiro ad effetto abbastanza potente, non era molto angolato, un po' in difficoltà Belardi. Rimessa di Savini verso il centro, la Juventus sotto pressione per l'avvio tabureggiante del Napoli, lancio per Trezeguet e vediamo allora di riepilogare, allora Jezzo, poi Cannavaro, Domizzi, Maldonado, sono i tre difensori, Garic, Hamsik, Gargano, Dallabona e Savini centrocampisti e Calaiola, Vezzi le punte per il 3-5-2 di cui vi avevo parlato, quindi i tre nuovi sono tutti in campo. Tra un attimo vedremo anche naturalmente la situazione in casa juventina. Ecco Gargano, si ispira un po' a Pizarro, centrocampista molto dotato dal punto di vista tecnico, grande visione di gioco, grande dinamismo soprattutto per Gargano, ex Danubio. Eccolo qua. Prova a prendere subito in mano le redini del centrocampo del Napoli. Dallabona in percussione, alla caccia del pallone. Intercettato però da Nocerino che riparte. Ancora Nocerino. Prova a ripartire lui. Savini due volte interrompe l'azione. Nocerino ha dimostrato anche in questa prima battuta di gioco di essere concentrato, di essere attento, è andato al contatto, al tackle molto deciso, giocatore che corre molto qui nella formazione della Juve. Tutto confermato, come avete visto, difesa a 4, 4-3-3 con Birindelli a destra, poi Andrade e Criscito, poi per quanto riguarda invece la fascia sinistra Molinaro, centrocampo a 3 con Thiago, con Almiron e con Nocerino e poi il tridente del Piero Trezeguet a quinto. Calaiò prova a dialogare con Lavezzi, forse un fallo su di lui. Andrade, è arrivato molto deciso Andrade, forse Calaiò non si aspettava il contatto, ma il difensore della Juventus è entrato sulle gambe proprio dell'attaccante del Napoli in maniera fallosa. Però semplice rimessa laterale per l'arbitro. Calaiò, bomber del Napoli nella passata stagione, 14 gol per lui, eccolo qua, ancora una volta lui al centro dell'attacco. Sembra in partenza invece Bucchi, primo rincalzo per il momento il Pampa Sosa che potrebbe giocare nell'altra partita. Ecco Gargano attaccato alle spalle, prova a difendersi, la rimessa del Napoli. Garic all'indietro per Maldonado, Dallabona prolunga in mezzo tra Lavezzi e Calaiò, Criscito a gioco facile, Birindelli, spazio per lui, che non si può discutere un giocatore del suo talento che è soltanto in ritardo di preparazione. Birindelli prova a mettere in mezzo Almiron, lui invece ha convinto sin dalle primissime uscite. Birindelli va incontro a Nocerino, gira il pallone, ancora Almiron, un po' in difficoltà Molinaro, qui subito beccato dal pubblico, ci sono circa 50.000 spettatori al San Paolo questa sera, sempre incredibile cornice di pubblico al Moretti. Fallo su Lavezzi. Sì, vivace Lavezzi, cerca la palla andando sull'esterno, si intendono a meraviglia Lavezzi e Calaiò in queste prime battute, uno dei due rimane centrale, l'altro va all'esterno per cercare di dare profondità all'azione. Accigliato Reia, non si è detto preoccupato delle prime uscite così così del Napoli, un pareggio con l'OFK di Belgrado, la vittoria con l'Apollon di Limassol, qualche mugugno da parte del pubblico che si aspetta qualche nuovo acquisto, ma come detto prima della partita De Laurentiis, il presidente in persona in campo, ha ringato la folla e ha promesso tre nuovi acquisti, ma non subito, prima bisogna vedere, ha detto, quello di cui c'è bisogno, bisogna studiare la situazione. Dallabona, zero a tiro, prova! Non va, di poco, spot per noi, spot. Non li vede Rocchetto sull'acqua della salute, non li vede Rocchetto sull'acqua della salute, chi è? Uliveto e Rocchetta sono acque della salute. Abbiamo rivisto il tiro di Dallabona, non male. Di poco a lato, l'ha colpita forse troppo di esterno sinistro. C'è da dire che in precedenza Belardi aveva calciato di sinistro in malo modo all'esterno. Sembra un po' teso il portiere della Juventus, un po' condizionato forse dal San Paolo, un pubblico d'eccezione, quindi potrebbe anche subire un po' di emozioni. Anche se l'è cavata molto bene nelle
uscite inglesi, quando ha dovuto prendere il posto di Buffon ha destato una buona sensazione. Birindelli, anche in casa Juve si parla ancora di mercato, si parla molto di Meira, altro portoghese dello Stoccarda, difensore centrale, anche se Ranieri più volte ha ribadito che il mercato della Juventus è chiuso. Molinaro, gran gol per lui contro il Sunderland, nel pareggio rimediato in extremis della Juve dopo due sconfitte. Qui buon lavoro di Cannavaro, Maldonado mette in movimento Gargano, accanto a lui Dalla Bona. Sempre molto basso Gargano, va a cercare palla dai difensori che gliela scaricano con facilità, non c'è pressione su di lui, quindi ha anche facilità nel giocare la palla e nel verticalizzare. Savini, tornata a sinistra, lui che preferirebbe giocare invece difensore centrale. In difficoltà Maldonado, Del Piero, lui è tra i più in forma, aggredito Almirón a caccia del pallone. Ancora Molinaro, mette in movimento Thiago, che gioca apparentemente più arretrato rispetto ad Almirón. Birindelli, si è allargato Iaquinta, eccolo, si propone Nocerino, lui è del quartiere Santa Lucia proprio di Napoli, si era parlato anche di un suo possibile arrivo a Napoli, Ranieri lo ha trattenuto, lui stesso ha avuto magari qualche battibecco con Marino, il direttore generale del Napoli, e non se ne è fatto nulla. Qui c'è un intervento falloso, l'arbitro però dice a Del Piero che è tutto ok, rivediamo. Thiago rimane dal vertice basso del centrocampo a 3, Nocerino secondo me è partito benissimo in questa partita, sta correndo molto, sta dando profondità sulla destra, sta aiutando molto Iaquinta. Qui c'è fuori gioco, Bartolomucci a bordo campo per noi, Antonio. Attenzione vera sulle panchine, partita piuttosto amichevole, ma non sembra dall'atteggiamento sia di Reja che di Ranieri. Reja vuole più movimento e più velocità nella manovra, Ranieri dice bene così e guarda soprattutto il portiere cercando di tranquillizzarlo. C'è molta aspettativa, molta pressione su Napoli naturalmente, dopo 6 anni si ritorna in A con una squadra naturalmente che deve ancora assestarsi e c'è preoccupazione, ma anche tanto entusiasmo. Almirón, buono il suo lavoro, Iaquinta riallarga per Birindelli, c'è Trezeguet in mezzo, forse in fuorigioco, temporeggia Birindelli, parte il cross e infatti c'è fuorigioco. Era rimasta al di là di tutti Trezeguet, dice tutto ok Trezeguet. Apprezzabile il cross di Birindelli e soprattutto l'intesa di destra della Juventus, Birindelli, Nocerino, Iaquinta, fino ad ora stanno facendo molto bene. Tira e molla anche per Trezeguet per il rinnovo contrattuale, poi ha allungato fino al 2011, 4 milioni e mezzo per lui all'anno e tutto si è risolto dopo la polemica seguita al suo gesto clamoroso in campo, ricorderete quando disse che sarebbe andato via. Lavezzi prova a saltare l'uomo, può riprovare, Savini lo aiuta, all'indietro Gargano, manca controllo, Dalla Bona in percussione, parte Nocerino, ancora lui, slalom, grande avvio del napoletano Nocerino, anche un po' boccato dal pubblico adesso perché come detto si era parlato di un suo possibile arrivo a Napoli, non si era fatto più nulla, per molti la ragione è stato il suo rifiuto e allora viene beccato dal pubblico adesso Nocerino, pronto al cross, teso, messo fuori. Ecco qua Alessio Secco, direttore sportivo della Juventus, giovanissimo, 37 anni, un gran lavoro, tanti acquisti, 11 nuovi arrivati in casa Juve, c'è chi vorrebbe ancora qualche ritocco, ma non è detto che poi alla fine la Juventus non possa tornare sul mercato, anche perché sono stati spesi circa 25 milioni di euro, l'amministratore delegato Blanc aveva parlato qualche tempo fa di 50 milioni. E non è detto che non ci sia ancora spazio per un ultimo colpo. Lancio in profondità per Lavezzi, sembra troppo lungo, controlla Andrade, spot per noi. Io sono Primo Emporio. I love Primo Emporio. Dance Primo Emporio. I think Primo Emporio. I said Primo Emporio. C'è Primo Emporio. Kiss Primo Emporio. Io voglio Primo Emporio. La panchina con Cristiano Zanetti, il gioco riprende con Belardi. Dunque 0-0, prima sfida Napoli-Juventus al San Paolo. Chi perde questa prima sfida affronterà poi l'Inter, e vedete che già è pronto Giulio Cesar. Sono sfide di 45 minuti, due mini tempi di 22:30. In caso di parità, calci di rigore classici da quest'anno. Niente shootout, si torna ai calci di rigore classici per decidere le sfide che eventualmente terminassero in parità. La sciabolata di Almirón.
in difficoltà qui Noceri. Non precisissimo il Miron, già in precedenza aveva cambiato gioco però da destra verso Molinaro, dando un effetto particolare alla palla. Molinaro non è riuscito a controllare, deve essere più preciso il giocatore della Juve. Tante voci di mercato anche in uscita per la Juve, con le voci su Blasi, su Chiellini, su Zalageta, su Olivera, ma su Chiellini Ranieri avrebbe messo un freno recentemente, vista la situazione non troppo convincente della retroguardia bianconera. Diaquinta in recupero. Dalla Bona. Pallone è uscito, deviato, rimessa a Juve. Diaquinta, anche lui alla ricerca della miglior condizione. È pronto a giocare con qualsiasi modulo. Thiago messo giù da Gargano, molto aggressivo in mezzo al campo. Gargano ha costato 3 milioni e mezzo di euro, ex Danubio, uruguagio. Non è preciso Molinaro nell'andare a pescare Almiron, che aveva cercato di allungare a sinistra per la prima volta. La Juventus, che fino ad ora ha giocato prevalentemente a destra per l'intraprendenza della catena Birindelli, Iaquinta e Nocerino, Del Piero è stato un po' dimenticato proprio perché da quella parte non spinge molto Molinaro, ed anche Almiron secondo me non gradisce molto quella posizione, un po' di esterno, preferirebbe secondo me giocare centrale al posto di Thiago. Ancora Gargano. Garic si fa vedere, Hamsik un po' fuori dal gioco fino a questo momento, ma lui è stato uno dei più convincenti nel precampionato. Eccolo che chiede il pallone, ma Garic preferisce guardare verso il centro. Dall'altra parte c'è Savini, tutto solo, attenzione, contro cross lungo. Sono trovati vicinissimi Hamsik e Lavezzi, il cross da sinistra era stato abbastanza preciso, però non è riuscito ad arretrare Lavezzi, a trovare la palla, forse anche un po' scivolato. Il contatto evidente dei due ha messo un po' fuori tempo il giocatore sudamericano. Ezequiel Ivan Lavezzi, 22 anni, detto il pocio, cioè il fulmine. Come detto, ex San Lorenzo, aveva giocato anche nelle Studiantes. Col San Lorenzo 25 gol in 3 stagioni, è stato considerato, come detto, un po' l'eroe dell'ultimo scudetto del clausura del San Lorenzo, anche per via poi dell'impegno in Coppa America, ha riposato poco, quindi certo non può essere brillantissimo Lavezzi, ha bisogno di tempo, ma ha già dimostrato in Argentina, un campionato non facile, il suo valore. Proprio oggi è stato convocato in nazionale per l'amichevole del 22 contro la Norvegia, insieme tra l'altro a Burdisso e a Javier Zanetti, convocato anche con la Slovacchia. Hamsik, in pratica Lavezzi è stato chiamato al posto di Tevez. C'è anche Lucio Dalla, pronto, perché dopo si scatenerà momento di spettacolo con il suo repertorio straordinario. Lucio Dalla, tra poco, tra una partita e l'altra, per l'entusiasmo del pubblico napoletano, di cui è Biniamino. Allora, attenzione a Iaquinta, si fa vedere Nocerino, tutto chiuso, arriva Thiago, zona tiro, prova ma senza convinzione, un tiraccio deviato, però dovrebbe essere calcio d'angolo. Sì, non aveva esploso tutta la potenza, no. Thiago, la palla era partita abbastanza lenta, c'è stata poi la deviazione ed ora c'è la Juventus. Qui vediamo la palla di Iaquinta, era anche dalla lunga distanza, non aveva molta rincorsa, due giocatori davanti, era difficile sorprendere Iezza. Attenzione a Del Piero, c'è Trezeguet, sale Criscito, gran colpitore, nel mucchio, difesa un po' imbambolata, pallone torna Del Piero, attaccato da Calaiò. Del Piero cerca il numero, non c'è fallo, parte Hamsik, cerca Lavezzi, andrà da chiudere. Il Napoli si racchiude subito nella propria metà campo, a palla conquistata, cerca subito di verticalizzare, c'è proprio un secondo me uno schema in atto, la palla deve essere data con velocità alle punte che si muovono molto, stanno facendo un gran lavoro. 18° della prima sfida, sempre 0-0, equilibrio tra Napoli e Juventus, come fu anche in Coppa Italia in stagione, quando il Napoli prevalse poi ai calci di rigore 8-7. Lancio per Trezeguet, troppo lungo per lui. Buona l'idea di Iaquinta questa, Trezeguet aveva attaccato lo spazio davanti a sé, non c'era protezione da parte del Napoli, non è stato preciso l'ex dell'Udinese, però si stanno cercando i due. Lavezzi doma un pallone difficile, lo gestisce bene,
subito entusiasmato il pubblico. Hamsik, zero tiro, prova, colpisce male, spot per me. Tipico dei finlandesi, denti sanissimi. Da anni in Finlandia si consumano chewing gum o l'oxilitolo come Vividen Xylit. Vividen Xylit, denti più sani. Il gioco riprende con calma con lo scambio Birindelli-Andrade. Naturalmente la condizione delle squadre non può essere al top. Hanno lavorato molto, questo è un discorso che vale per tutte e tre le squadre di questa sera, anche per l'Inter. Gli allenatori hanno messo, come si dice, un po' le mani avanti in questi casi, ma è difficile dargli torto visto che siamo all'8 di agosto, insomma, che gli impegni ufficiali saranno più avanti. Maldonado riallarga per Dalla Bona. Domizzi, Gargano, Cannavaro, ancora Maldonado con la difesa 3 di Reia, che tra l'altro nella prima di campionato dovrà fare a meno di un paio di titolari, quindi dovrà cercare anche soluzioni alternative. Cannavaro e Domizzi infatti sono squalificati. Savini, Andrade con decisione, l'ex del Porto e del Deportivo, ma sul pallone però. Cuce con costanza il gioco, Gargano anche in questo caso sulla percussione di Savini, lo ha servito a dovere. C'è anche Urso Maria Guerrini, grande attore, tra l'altro anche testimonial doc della Birra Moretti, che naturalmente dà lustro a questo grande torneo giunto all'undicesima edizione. Vero e proprio galà dell'estate. Si lamenta il pubblico, l'arbitro dice che è tutto regolare, il Napoli conquista palla, la gestisce con Gargano, con Savini, sempre a terra però Lavezzi. È stato bravissimo Lavezzi a far proseguire la palla, c'è stato poi un contatto con il difensore della Juventus, qui ecco lo rivediamo Criscito che è un po' in difficoltà, Lavezzi mi sembra ben ispirato, giocatore molto rapido. Si lamenta anche Iaquinta, ma il fallo non ravvisato, forse l'arbitro ha inteso concedere il vantaggio che però insomma è subito sfumato perché Dalla Bona è stato fermato. Comunque niente di grave per Lavezzi, c'è anche il sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, non poteva mancare a questa grande serata di calcio spettacolo. Tra poco naturalmente ancora spettacolo ma anche grande calcio, perché scenderà in campo l'Inter contro la perdente di questa prima sfida. Antonio Bartolomucci per noi a bordo campo. Sì, prima l'assistente ha fatto spostare praticamente tutti gli steward che sono vestiti di nero, perché siccome le maglie della Juventus sono anche di nero, per il fuorigioco diventava un grosso problema. Allora tutti via, vero, solo gente in bianco. È vero. Complicata la vita anche per gli assistenti in questo modo. Iaquinta qui viene anticipato da Cannavaro, anzi da Domizzi, l'ha seguito da sinistra, Iaquinta ha tagliato spostato tutto il campo cercando la profondità. L'altra parte Iaquinta ha una velocità di base superiore a quella di Trezeguet, può andare in verticale, lo ha fatto bene in questo caso, poi Domizzi è riuscito a rubargli la palla. Ma poi subito anche il fallo, ecco il motivo del calcio di punizione mentre sta per finire il primo mini tempo tra Juve e Napoli, 0-0, ha fatto qualcosa di più il Napoli. Molto voglioso Lavezzi, che vuole subito dissipare i primi dubbi nati su di lui, ma adesso è scatenato, lascia Thiago sul posto, si accentra Lavezzi, mette in mezzo, stava incrociando bene Hamsik, applausi per lui. Opportuno il piedone di Andrade, che sta facendo molto bene, deciso nei contrasti ed anche nel recuperare palloni. Ma qua non sembrava falloso l'intervento di Domizzi sul pallone, invece è volato via Iaquinta, rivediamo. Sembrava nettamente sul pallone, sì. Domizzi, poi sì, forse ha toccato il ginocchio. Sì, Domizzi è rimasto proprio anche fermo, non ha allargato la gamba. Perplesso il presidente De Laurentiis, in buona compagnia. Un minuto di recupero per questo primo mini tempo. Criscito, ci sono diversi scugnizi nella Juventus. Criscito, Nocerino, Palladino, Molinaro. Qui ancora a terra Iaquinta, ma pallone troppo lungo. Domizzi va a chiedere scusa, ma non c'era fallo in questo spinta caso. Astuta. Una spintina astuta, sì, veniale ma decisiva per Iaquinta, è stato messo fuori tempo. C'è molta voglia comunque di mettersi in mostra per tutti, naturalmente anche il tempo degli esperimenti, il tempo anche di convincere i rispettivi allenatori in vista degli impegni ufficiali che si avvicinano.
verso Calaiò che cerca a sua volta Lavezzi, ben appostato Andrade. Può bastare per questo primo mini tempo, dice Stefanini. Napoli-Juve per il momento 0-0, linea alla regia, ma torniamo subito perché si riprende tra poco. Perché siamo stati i primi in Europa a introdurre il catalizzatore su tutte le nostre auto? Perché produciamo l'auto con le minori emissioni di CO2 per passeggero? Perché offriamo una così ampia gamma di motori con filtro antiparticolato? Per loro, per lei. Da sempre Opel si muove per l'ambiente. Oggi hai fino a 5 volte gli ecoincentivi statali. Amici di Canale 5, bentornati in collegamento. Tra poco riprende la sfida Napoli-Juve, 0-0 per il momento, ancora 22 minuti e 30, in caso di parità poi calci di rigore. Poi scenderà in campo, dopo un momento di grande spettacolo con Lucio Dalla, l'Inter di Mancini già pronta a bordo campo. Allora Aldo Serena, 0-0 per il momento, ai punti chi hai visto meglio tra Napoli e Juve? Ma il Napoli più compatto, è una squadra aggressiva a metà campo che ha già brillantezza nelle gambe. La Juventus mi è piaciuta sul settore di destra con l'intraprendenza di Quinta, con la spinta di Nocerino che subito è partito a mille all'ora ed anche Birindelli. Del Piero è stato un po' isolato da quella parte perché Molinaro ha spinto poco. Almiron, secondo me, se giocasse più centrale toccherebbe più palloni, è il giocatore che a metà campo ha più qualità, il lancio lungo, è bravo nel fraseggio corto, deve essere sfruttato maggiormente. Si riparte Juventus maglia nera da destra a sinistra dei vostri teleschermi, subito però Napoli in possesso di palla. Si riparte con Garic che riapre. E mi sembra che Ranieri abbia chiesto a Del Piero di rimanere dietro ai due punti, mi sembra più centrale il capitano, con Iaquinta più accentrato, probabilmente ha cambiato qualcosa la natura della Juve. Scatenato Lavezzi, conquista palla, la difende, cerca il dialogo, viene spinto, punizione per lui. Sta conquistando il pubblico del San Paolo e non sarebbe poco naturalmente in questa fase, con la sua audacia, il suo movimento, la sua intraprendenza. Sì, intraprendente, rapido. Bravo tecnicamente, c'è da dire che forse va a terra con troppa facilità, però quando sente il leggero contatto si lascia andare, conquista molte punizioni. Qui siamo veramente distanti per tentare la battuta, anche se è pronto Domizzi. Si sistema la barriera, Hamsik anche. Tutto pronto, prova Domizzi ancora, a giro Belardi. Questa volta sicuro Belardi, la palla ha toccato terra vicino a lui e l'ha agguantata con facilità. Sempre 0-0 al San Paolo, meglio il Napoli della Juventus, ma ancora equilibrio dal punto di vista del risultato. Molinaro cerca spazio, due su di lui, tutto chiuso, deve ricominciare, è rimasto dietro Del Piero. Profondità, alto per tutti, però Iaquinta si era centrato, ma pallone imprendibile per lui. E il Napoli subito con la linea di centrocampo era arretrato a stringere lo spazio vicino a quella di difesa, ha lasciato in avanti Lavezzi e Calaiò che non rientrano molto a far pressing, però le due linee di metacampo e di difesa sono sempre molto strette. Va detto che Ranieri ha avuto le impressioni migliori in questo precampionato quando ha usato il 4-4-2 classico, ma naturalmente questo è periodo di esperimenti, quindi avendo Trezeguet, Iaquinta e Del Piero è giusto anche provare, no, a metterli insieme. Sì, e in questo secondo tempo secondo me sta provando il 4-3-1-2 Del Piero centrale dietro a Iaquinta e Trezeguet. Ha ricordato anche con una battuta il passato di Del Piero con Vialli e Ravanelli, ma forse erano altri tempi. Ma per supportare tre punte bisogna che le tre punte abbiano una grande forza organica, devono correre molto, devono essere molto resistenti, devono rientrare subito, quantomeno due su tre nella posizione di esterno e poi ripartire in avanti, e non è semplice. Birindelli, riparte la Juve, prova a impadronirsi del centrocampo con Almiron. Gargano in pressing, Thiago che rimane abbastanza arretrato, è lui che in pratica avvia l'azione. Molinaro si allontana Del Piero, poi si fa vedere Almiron, riapre per Birindelli, movimento di Nocerino allargandosi, il tocco invece per Thiago, a piccoli passi la Juve con la sponda di Trezeguet, ma non si distrae Napoli dalla buona Lavezzi. Prova in velocità, e il Pocio Lavezzi prova a sfondare sulla fascia, mette in mezzo, Criscito.
ha provato con i tempi giusti, non era ben coordinato a servire Calaiò nel mezzo. Applausi per lui, è intraprendente questo ragazzo, ha tecnica, velocità, è impavido. Quindi viene anche servito con velocità dai centrocampisti. Rey ha chiesto ai suoi proprio di verticalizzare subito appena è conquistata la palla. Come detto, ancora lontano dalla condizione migliore anche per gli impegni estivi, ma aveva detto all'Arezzi che con i 50.000 del San Paolo si sarebbe subito ripreso. Antonio Bartolomucci per noi. Sì, io credo che un giudizio autorevole sull'Arezzi lo possono dare due argentini. Attenzione a Del Piero, rete! Del Piero! Gran sinistro, Juventus in vantaggio, il lampo del fuoriclasse Del Piero al San Paolo. Eh sì, in una posizione centrale, lui dà il meglio di sé, anche se non è una posizione avanzata, qui era abbastanza arretrato di sinistro, è riuscito subito a calciare con rapidità un tiro velenoso alla destra di Iezzo, che probabilmente non ha visto partire la palla e non si è neanche accasciato, non si è tuffato a cercare il pallone. Comunque Del Piero abile, pronto, preciso. La pulizia del calcio del fuoriclasse Del Piero, 218 gol ufficiali con la Juve, straordinario il suo sinistro dai 20 metri abbondanti. Antonio, stavi dicendo? No, non stavo solo dicendo, sono colpevole di aver perso il gol di Del Piero, aver fatto perdere sia a Solari che a Cruz. Ah, sì. Solari mi stava dando un giudizio rapido sull'Arezzi, come ti sembra? Lo vedo adesso, lo vedo molto veloce, abile, come il tipico enganche argentino che gioca dietro le punte o anche come una seconda punta, no? Mi sembra un giudizio autorevole. Giulio, tu come l'hai visto? Tu l'avevi già visto una volta, mi sembra. Sì, l'ho visto, cioè è un ragazzo che sicuramente ci verrà o ci volerà anche della data, un adattamento per inserirsi nel calcio italiano, che non è facile, no? Sicuramente avrà un po' di tempo, però penso che la può fare per diventare un grande calciatore qui in Italia. Grazie a Cruz e a Solari, che tra poco saranno pronti per entrare in campo. A terra linea. Grazie Antonio. Maldonado rilancia in avanti. Vediamo la reazione del Napoli, che certo non merita di stare sotto. Riparte adesso con Maldonado. Almiron. Trezeguet. Ancora Del Piero. Trezeguet. È andato quasi al buio Trezeguet, probabilmente Nocerino ha chiamato palla, ma non si era accorto che dietro di lui stava rinvenendo Savini, che è andato a intercettare il pallone. E Bonucci ci ripropone da dietro, il sinistro bellissimo di mezzo esterno di Del Piero a girare verso l'angolino. E l'applauso di Ranieri, che aveva detto di non preoccuparsi, visto che gli attaccanti non avevano fatto gol in Inghilterra, solo un gol siglato da Molinaro, perché le occasioni c'erano state. Qui in realtà l'occasione di fatto non c'era, ma se l'ha inventata Del Piero. Eh sì, se l'ha inventata con la sua tecnica, con la sua facilità di calcio. Allora, 7 minuti del secondo minitempo, circa un quarto d'ora ancora di gioco. Juventus in vantaggio a Napoli nella prima sfida. Se dovesse finire così, sarà il Napoli ad affrontare l'Inter nella seconda. Lavezzi, aggredito due volte. Giù, spot per noi. So che sembra una cosa un po' imbarazzante, ma ho trovato la mia anima gemella. Ma anch'io. Sì, quanto... Parli con me. Anima gemella, fashion wear. C'è stata anche la prima ammonizione della partita per Krisci. Eccolo qua, per il fallo proprio su Lavezzi. Ecco qua, era riuscito a rimettersi in piedi e Krisci lo ha travolto. Calcio di punizione, Napoli nel mucchio, sempre Criscito, sempre grande scelta di tempo di questo giovane difensore che già nel Genoa si era messo in mostra, già dimostrandosi pronto per la massima serie, sembrava potesse tornare al Genoa, ma vista la situazione della retroguardia bianconera credo che farà molto comodo a Ranieri. Eh sì, penso proprio di sì. Qui ha cercato la verticalizzazione dalla buona, è andato a cercare la profondità, non è stato servito a dovere dal compagno, mi passo Domizzi. Non sono venuti a Napoli Buffon, Camoranesi, Grigera, Nedved, per tutti i vari problemi muscolari, niente di grave. Invece più grave è l'infortunio a Marchionni, che starà fuori per un bel po'. Intanto si riparte da Thiago.
Sembrava fuori gioco qua, ci ha pensato un po' l'assistente di Stefani. Erano partiti in tre, Iaquinta, Trezeguet e Nocerino. Nocerino sempre pronto ad andare in verticale. Qui vediamo la posizione di offside di Trezeguet, evidente anche di Iaquinta, forse anche di Nocerino. Si riparte a Garic, prova a reagire il Napoli. Non contano i risultati, ma le prestazioni in questa fase della stagione. Però poi perdere non ci sta nessuno, provano a reagire gli uomini di Reia. Tutto chiuso, Lavezzi, velo, pallone imprendibile per Gargano, contropiede Juve, Del Piero, Gargano recupera, applaudito. Hamsik, ancora Lavezzi, di nuovo va giù e di nuovo calcio di punizione, anzi era Maldonado che si è inserito. È Napoli che è molto abile, se deve ripartire subito in verticale perché Lavezzi si muove molto e lo fa anche Calaiò. Con la difesa della Juventus schierata fa fatica, non fa girare bene la palla sugli esterni. Savini e Garix non spingono molto, non attaccano lo spazio. Punizione Napoli, tutta in linea la difesa della Juve. Provano a tenere distanti i giocatori del Napoli. Parte il cross, Belardi tocca, rischiando un po'. Pericoloso il calcio di Hamsik, anche perché dietro di tutti c'era Maldonado in marcatura. Criscito lo aveva a un certo punto lasciato andare e poi è arrivato il tocco provvidenziale di Belardi. Calcio d'angolo, Marek Hamsik, Marek già ribattezzato Mare Chiaro da Paolo Cannavaro, 20 anni Hamsik, 10 gol nel Brescia lo scorso anno. Parte il cross nel mucchio, tutti troppo in anticipo rispetto al pallone. Circa 12 minuti ancora da giocare con la Juve in vantaggio, ma attacca il Napoli. Garic, solo Lavezzi, si fa vedere Calaiò, prova a prolungare per Hamsik, Almirò mette fuori e poi c'è stato un fallo, gioco fermo, spot per noi. Delfino curioso. Big Fruit, naturale come l'amicizia. Da Dufour. Fallo su Birindelli, ma nulla di grave. Intanto c'è anche Toldo pronto, perché tra poco toccherà l'Inter dopo un momento di spettacolo molto atteso qui con Lucio Dalla, beniamino del pubblico napoletano. Poi l'Inter contro la perdente di questa prima sfida. Per il momento è il Napoli. Naturalmente qui non può mai mancare uno striscione dedicato a The King Diego Armando Maradona. Molinaro, parte lui, addirittura laterale al Miron. Più nel vivo dell'azione, più a costruire gioco, sì. a far girare palla. Criscito allarga tutto sbagliando. Momento di pausa di questa sfida. Ancora 10 minuti per il Napoli per tentare di agguantare il pareggio, che vorrebbe dire calci di rigore. Si è procurato ancora un calcio di punizione in Lavezzi, che è molto mobile a dispetto insomma dei problemi di condizione che denunciava. Qui punizione è battuta rapidamente, ma l'arbitro probabilmente la farà ripetere. Sta richiamando un po' i suoi, approfittiamo anche per fare gli auguri, in bocca al lupo a Pierluigi Collina per la nuova stagione, nel suo nuovo ruolo di designatore degli arbitri, designatore allenatore diciamo così degli arbitri. In bocca al lupo di cuore per la nuova stagione. Calcio di punizione lungo, lunghissimo, spot per noi. Angel, devil. Se la prende comoda Belardi, occhi puntati su Del Piero, si è presentato alla grande, anche se c'è qualche grana si dice relativa al prolungamento del suo contratto, ma non sembra risentirne. Ci sarebbe stato un primo incontro e le parti diciamo così sarebbero abbastanza distanti per il contratto che scade 2008, la società proporrebbe 2009, la richiesta è 2011, forse ci si accorderà sul 2010. E poi c'è da discutere naturalmente l'ingaggio, ma è difficile che la Juve non trovi un accordo con Del Piero. Ma non soltanto come simbolo della juventinità,
come simbolo per tutti i tifosi, ma anche per quello che continua a far vedere in campo. Capocannoniere lo scorso anno, 21 gol, pronti via, nuova stagione, è il più in forma degli attaccanti. Adesso battibecco con Gargano, subito risolto, parte il cross, dall'altra parte lungo. È arrivato in ritardo Amsic su un bel cross da sinistra, aveva tagliato molti pezzi, era Savini che aveva... Almiron che c'era più o meno, aveva trovato lo spazio, era andato anche in scivolata. Partita molto importante per Edireia, per valutare bene quello che può servire al Napoli, perché De Laurentiis ha promesso tre acquisti ma ha detto prima bisogna capire quello che serve, quindi acquisti mirati, naturalmente ci sono già in corso varie trattative, ma prima di concretizzarle bisogna capire bene quello che serve, poi magari a fine serata faremo un bilancio anche con Aldo Serena su questi aspetti. Almiron forse ha commesso fallo, però parte Lavezzi, attenzione c'è Calaia dall'altra parte, Lavezzi mette in mezzo e ha ciccato un po' il pallone Calaia. Eh sì, qui Lavezzi forse poteva andare ancora in avanti sul primo palo per poi eventualmente scaricare dopo la palla Calaiò. Su Calaiò c'era vicino Andrade, Calaiò non ha toccato la palla in maniera perfetta, l'ha un po' strozzata come si suol dire in gergo, però il tutto è capitato da una palla intercettata e poi il Napoli è partito, qui rivediamo l'azione, poteva ancora andare avanti Lavezzi, Andrade era rimasto vicino a Calaiò, invece fin troppo altruista in questo caso. Beh, qui forse è mancata la lucidità dopo la galoppata, siamo quasi alla fine di questa prima sfida. Non è andato a terra Gargano ma senza conseguenze. E poi Criscito non era riuscito a trovare la palla, aveva dato l'azione di Lavezzi. Fischiato un fallo ad Almiron che si lamenta. Lui, Almiron, adesso sembra aver ripreso una posizione più centrale. Gargano direttamente verso Belardi, non ha problemi. Il Napoli molto abile quando gioca compatto, coperto con i suoi centrocampisti vicino ai difensori, intercetta palla e riparte subito in verticale, quando invece deve costruire ha qualche difficoltà a superare la Juventus che si tiene ben quadrata. Andrade mi sta facendo un'ottima impressione questa sera, molto abile, molto attento nel tackle. Lavezzi ingaggia il duello con Crisci, Rezeghe, Savini, Dalla Bona, Thiago. Questo è un buon pallone. Del Piero prova a restituirglielo. Almiron. Si propone Molina. Sbucato alle spalle di Maldonado. Via Quinta. Difende il pallone ma deve ricominciare. Almiron. Molinaro. Napoli comunque aggressivo ma gestiscono bene stavolta il pallone gli uomini di Ranieri. Scatta Calaiò. Scatta Lavezzi profondo. C'è qualche scintilla adesso. Gargano da Del Matto a Thiago che viene ammonito. Sì, è ammonito anche Thiago, è arrivato in ritardo a piedi uniti, a martello, veramente poteva far male a Gargano. Thiago fallo tattico perché la Juventus era aperta e quindi era vulnerabile, Napoli poteva andare in verticale come sa fare bene, Thiago poteva commettere fallo forse in maniera non così vistosa. Due anni importanti nel Lione, poi prima nel Chelsea, sono tre anni che vince il campionato Thiago, la Juve spera che possa continuare così. Palla in mezzo, si era proiettato in avanti anche Cannavaro ma è stato un po' spintonato. Ranieri, vissuto una bella stagione qui a Napoli nel 91-92, un quarto posto, poi l'anno dopo un esonero un po' frettoloso. Ranieri, ritorno qui a Napoli, 18esimo, poco più di 4 minuti, c'è anche Salihamidžić pronto, anche per lui prestazioni non troppo convincenti in questo avvio, ma ripeto siamo veramente all'inizio, bisogna avere pazienza tutti quanti, anche i giornalisti di giornale TV, anche se tutti vorrebbero già vedere lo spettacolo, soprattutto i 50.000 qui arrivati al San Paolo. Molinaro, Almiron, Del Piero, lui non ha tradito con un sinistro,
ha portato in vantaggio la Juve. Qui c'è fallo di mano di Maldonado che era completamente fuori tempo e giustamente viene ammonito. E soprattutto in questo secondo tempo Del Piero nella posizione centrale, in quella fascia centrale si sposta dietro le punte, rientra anche a cucire il gioco, ha toccato più palloni che nella prima parte, riesce a essere più nel vivo del gioco. Del Piero con calma gestisce il pallone, intanto si scaldano a bordo campo tutti gli uomini a disposizione di Reja, perché naturalmente se dovesse perdere il Napoli affronterebbe l'Inter probabilmente con qualche cambiamento. Fallo su Del Piero, rivediamo, ecco qua, si era liberato già del pallone Del Piero, altro giocatore che naturalmente può giocare in varie posizioni dell'attacco, anche per questo Ranieri sta variando spesso modulo anche grazie alla sua versatilità. Iaquinta prova a penetrare lui, sono fermati gli uomini di Reja, forse c'era fuori gioco di Trezeguet, in ogni caso lancio troppo lungo per lui, riparte Hamsik, un giocatore che non si è visto fino ad ora, ma spesso gioca in questa maniera, ma si vede nel numero dei gol. Trezeguet, lui gioca sempre ora lì in mezzo aspettando la palla giusta. La Juventus ha fatto poche azioni sugli esterni, ecco ora ne sta arrivando uno. Iaquinta imbeccato da Del Piero, prova a chiudere l'ampio triangolo, Garic qualche vuoto in mezzo al campo in questo finale di prima sfida. Molinaro per Almiron, torna in attacco la Juve che non si è disunita nei momenti più difficili, ha colpito con Del Piero e poi sta tornando su adesso. Almiron con calma, ancora Del Piero attaccato da Maldonado fallosamente. Forse un fallo inutile quello di Maldonado, poteva accompagnare il capitano della Juventus, invece è andato proprio in maniera volontaria a commettere fallo e interrompere l'azione. E Del Piero chiama in avanti Andrade, aspetta proprio che arrivi il centrale difensivo che è abile nel gioco aereo. È pronto Del Piero. Un minuto e mezzo al termine, gran movimento. Iaquinta vuole il pallone, parte il cross lungo la torre dall'altra parte, Thiago all'indietro, Almiron dalla buona. Si è lanciato con il corpo a proteggere lo spazio davanti ad Almiron. E d'altra parte, come si era visto anche nelle precedenti uscite, Del Piero è tonico e soprattutto fa sempre cose di grande qualità. Ancora lui. Con calma gestisce il pallone, meno di un minuto alla fine di questo secondo mini tempo, alla fine di questa prima sfida. Si preannuncia un Inter-Napoli come seconda partita e poi gran finale con la sfida forse più attesa, quella che è molto attesa soprattutto dai tifosi juventini, Juventus-Inter, dopo il terremoto di Calciopoli, difficile definirla una semplice amichevole. Birindelli, deviazione, Domizzi, Gargano, vediamo se c'è tempo per un ultimo assalto del Napoli, ma intanto c'è il tiro improvviso, Iaquinta sbaglia, in difficoltà Iezzo, vorrebbe l'angolo Iaquinta, ma c'era stato prontissimo Trezeguet a coordinarsi, non era facile perché la palla era in alto e lui ha difeso bene il pallone, poi ha calciato con velocità. Iezzo qui aveva secondo me commesso un errore grave e Iaquinta ha sbagliato un gol incredibile. Anche Iaquinta è quasi scivolato, è andato a terra a porta vuota, non c'è stato fallo, non è stato toccato da dietro. Voleva l'angolo, ma insomma è stato suo l'errore. Comunque finisce qua la sfida, vince la Juventus, la firma con 8 nuovi acquisti in campo, tanto per cambiare è di Del Piero. Allora vediamo tra poco di sentire anche Antonio Bartolomucci con qualcuno dei protagonisti o con magari qualcuno, uno dei tecnici, e poi ci sarà un momento di grande spettacolo con Lucio Dalla, poi arriverà il momento di Inter-Napoli e quindi naturalmente la serata prosegue con lo spettacolo garantito dal nome, dall'importanza delle squadre in campo in questa undicesima edizione del trofeo Birra Moretti. Vedo che Bartolomucci è in attesa ancora di uno dei tecnici.
forse sta inseguendo Edireia, che però deve dare qualche indicazione ai suoi per la nuova formazione da mettere in campo nella seconda sfida. Intanto Aldo, possiamo dire che insomma forse era più giusto un risultato di parità? Soprattutto nella prima parte il Napoli secondo me ha fatto vedere cose importanti, è una squadra che anche lo scorso campionato in B ha giocato coperta per andare poi in velocità in avanti, è un gioco ormai collaudato quello di Reia, si sono inseriti in questo atteggiamento in campo due giocatori di qualità, Gargano e Lavezzi, Lavezzi si è dato molto da fare, giocatore interessantissimo perché ha rapidità e poi è intraprendente. Quindi vuoi rassicurare i tifosi del Napoli che erano già un po' preoccupati per questo nuovo acquisto? Ecco, intanto mi pare che si sta avvicinando un ospite con Antonio Bartolomucci, direttore marino. Vai Antonio. Allora, primo tempo non si dovrebbe dire perché è un amichevole, però il risultato è abbastanza ingiusto perché il Napoli ha giocato abbastanza bene in tutta la prima parte, poi forse ha sentito un po' il peso, però indicazioni positive mi sembra. Sì, direi bene i nuovi, soprattutto Lavezzi, ma anche la personalità di Gargano e la disinvoltura di Hamsik. Devo dire forse ci è mancato un po' di ritmo perché la Juventus, avendo fatto più amichevoli ad alto livello, forse era un tantino sopra ritmo rispetto a noi, però tecnicamente come quadratura la squadra mi è piaciuta. Senti, De Laurentiis intorno alle 19 ha parlato di tre acquisti e quindi ti ha dato lavoro. Sì sì, ma lo sapevamo già, noi dobbiamo andare avanti con intelligenza, con pazienza, e il presidente sta mettendo a disposizione tutti i mezzi che occorrono. Però finora credo che abbiamo preso tre giocatori, fra l'altro tutti e tre andati subito in nazionale, esatto, perché Lavezzi è stato convocato per rifondare l'Argentina, convocato anche Garic oggi. Sì. E quindi abbiamo quattro nazionali in squadra. Grazie. Faremo. Grazie, grazie per Paolo, a te. Lì.